Lo vedete questo bell'uomo? Lui è Mario Bolivar. No, non verrà in francescana con me. E invece poi c'è Roberto, emozionato come un bambino a Disneyland. E mentre il sole illuminava le città, noi eravamo pronti, pronti a partire, per raggiungere come prima tappa Bologna. Una volta atterrati, un servizio taxi straordinario. C'era Daniela ad aspettarci, un amico di vecchia data. Un po' di auto, un po' di treno e poi, finalmente, Modena. Pochi passi ci separavano dall'osteria francescana e l'emozione continuava a salire. E poi, finalmente, Via Stella. Ed eccoci qua, davanti all'osteria francescana. Dopo 6 mesi di attesa, eravamo pronti per questa straordinaria passeggiata lunare. Ah, un'ultima cosa. Non sarà un commento del pranzo, ma cercheremo di farvi trasportare dalle emozioni e le sensazioni della francescana. Vieni in Italia con me. Celebriamo il nostro paese, dal nord al sud, andiamo a unire le tradizioni e meglio i prodotti della nostra penisola e del nostro paese in una chiave proiettata verso il futuro. Pagina di destra i nomi delle ricette, nella pagina di sinistra il vino, quindi l'abbinamento vini che, se credete, vi accompagnerà durante questo percorso. Di gin all'interno, poi suscitiamo con grappa brillante, completiamo con una polvere di sedano, foglia di alloro e sale alla vaniglia. La prima parte di questo viaggio che vi invitiamo a cominciare dal vostro fianco al babà. Il nostro è una versione salata, quindi all'interno troverete una crema di sedano con raffano, limone e cappero. È stato intinto in un aperitivo italiano, una salsa di pomodoro e basilico. A seguire ci manteniamo nel sud Italia, lungo le coste del Mediterraneo, con questa chips di couscous, all'interno una crema di scampo con insalata e mandorle. Fronte a voi ci spostiamo in Toscana con un brodo, contiene la nostra interpretazione della panzanella, quindi un brodo preparato con gli stessi ingredienti, pomodoro e pane, da sorseggiare come ultima cosa dopo il babà e il couscous. Questo è il moscato Manzoia, anche se abbiamo l'abbinamento contratto sul panettone anche il 15 d'agosto, no? Nell'idea di rivedere un po' l'abbinamento del moscato classico con un panettone, in questo caso in versione salata, da mangiare un po' tutto l'anno, ok? Quindi l'abbiamo preso dalla fine, portato all'inizio e fatto l'abbinamento appunto a contrasto, un panettone di cotechino e lenticchia. Questo è quello di Manzoia, nato a 2020. Chi ha detto che il panettone si può mangiare solo a Natale? Quindi ricollochiamo il panettone dove originariamente doveva essere servito. Il panettone infatti nasce da un errore, deve essere un pane sfogliato. Noi ve lo serviamo in piena tradizione natalizia, però ad aprile, con le lenticchie e cotechini. Grazie. Ciao, Giorgio. Io mi mangio di panettone e mi dà mia vecchia maglia d'oro. Questo è il trebbiano di Cristiana, che serviamo sui prossimi 2 piatti, contiene un bianco molto fresco, pulito, fatto completamente in acciaio. Trebbiano in purezza, questo è quello di Cristiana, si chiama Fonte Canale, annata 2018, e questo sarà per i prossimi 2 piatti. Proseguiamo, signori, con la nostra insalata di mare.
un guscio di ostrica che fa da contenitore alla nostra idea. Quindi un'insalata di fave fresche, vogliono su questa crema di emulsione di ostrica, crema di fave con acqua di vongole e cozze. A parte altro troverete la bolla di trota e dai. Allora, spero che almeno una volta siate stati in Romagna e abbiate assaggiato quelle belle bruscialine, belle croccanti con l'eterno frucola, sapporoni. Ne parlavamo proprio ieri. Ah, certo. In questo caso non sembra, ma in realtà è quello. Quindi alla base troverete una crema che viene ricreata con dei squacqueroni, all'interno una piada croccante con rucola croccante, sopra questa alice che viene marinata in un olio di rucola. E per concludere, acqua di squacqueroni. Questo è l'etno rosso di Graziani, l'idea è quella di abbinare un rosso fresco, pulito, giocato sulle parti più da frutto, fresche, sul riso alla parmigiana, che è un incontro tra nord e sud, ok? Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio il Taglio, è nato 2018, Federico Graziani il produttore, volutamente fresco di temperatura per dare ancora più velocità e freschezza alla bevuta. Poi visto che appunto questo menù si basa sul nostro passato, questo è anche un piccolo omaggio alla parte croccante della lasagna. Secondo lo chef, ovviamente, la parte sempre più buona della parmigiana è la parte bruciata. Quindi in questo caso avete un risotto dove sentirete appunto quel sapore di bruciacchiato, quello appunto dove rimane attaccato alla pirofila. Alla base del vostro piatto avete una mousse di pomodoro confit con basilico. Il riso viene cotto in un'acqua di pomodoro, mozzarella e provola. Sopra invece, per concludere, questa chips di parmigiano reggiano che viene spolverata con due tipi di polvere. Uno melanzane e l'altro pomodoro. Allora, questo è l'orange wine invece che serviamo sui ravioli, nord, centro, sud. Un orange wine friulano, della zona di Gorizia. Fa lunghe macerazioni, come tipicamente fanno in queste zone, tra i 60 e i 90 giorni, contatto con le bucce, passaggio in botte di 3 anni e 1 anno di azionamento in bottiglia. Friulano, in purezza, annata 2018. Allora, visto che vogliamo rompere le barriere, rompiamo anche l'idea del fatto che l'Italia è diversa. In questo caso mettiamo sia nord che centro che sud, tutti allo stesso livello sul piatto. Partiamo dall'alto con il raviolo omaggio al nord, farcito con roviola, un fungo di stagione e nocciola. Continuiamo con il raviolo omaggio per il centro dell'Italia, in questo caso specialmente Bologna, perché viene farcito con due tipici piatti bolognesi, uno è il frigione e l'altro invece è il coniglio alla cacciatore. Proseguiamo con l'ultimo, ma non per questo meno importante, è il raviolo omaggio al sud. In ogni menù degustazione dello chef Massimo c'è sempre un omaggio all'imperfezione. Imperfezione perché lui crede appunto che nessuno può essere perfetto. Quindi in questo caso appunto il raviolo che è rotto, che è anche un po' un omaggio a Ops di caduta la costantina. Sopra questo raviolo appunto croccante, all'interno troverete scarola, cappero, olive, limone e infine il ciuccio. Vi consigliamo di partire ovviamente dall'alto e concludere col basso. Grazie. Gentilissimo. Un rosso, un nebbiolo molto fresco, pulito, giocato tutto sul frutto, ha un bel tannino vibrante, del vivo giovane. Annata 2019, questo va accompagnare sui prossimi due piatti, ma in questo caso temperatura di servizio piuttosto fresca. Direi che chiunque abbia mangiato una bella porchetta. In questo caso però è una porchetta fatta col pesce, col rombo. Quindi all'interno appunto la carne del rombo viene lardellata e poi ricoperta con del farro soffiato. All'interno viene fatto un buco dove viene farcita con la salsa del maiale e per concludere agli orsini. Eccoci con la nostra Fiorentina.
In questo caso i ruoli si invertono, quindi il contorno diventa la parte principale, mentre la fiorentina diventa il contorno. Ovviamente davanti a voi avete questa insalata che viene leggermente brussolita alla brace, farcita con una crema ricreata con fagiolini e all'uccelletto, quindi cotti in un vino rosso. Alla base invece tre tipi di salse. Una ricreata con acciughe, un'altra una salsa verde, quindi fatta con un mix di erbe aromatiche, e l'ultima invece con l'acqua di pomodoro. Sopra la vostra insalata viene laccata con salsa al porro e finita con quel salsa al prezzemolo. E per concludere, quindi, la fiorentina, la salsa delle ossa alla carne. The side dish is with the main course, so meat, onion, fillet, or anything else. But in this case, the side dish will be the main character of this dish. So you'll have this grilled lettuce stuffed with these beans cooked inside the plate and graduated tomatoes. And it will also be served with a sauce that is obtained from juices of the bones and the meat of the fish. Non si farebbe, però. Scarpetta. Bianco fresco, pulito, minerale, che vado proprio a pulire tutto, è un petit arven bianco autoctono valdostano, si chiama Martino il produttore, annata 2019, quindi sui prossimi due piatti su un bianco, bello fresco. Questo è Pink Green, signori, il nostro, diciamo, pre-dessert, qualcosa che vi preparerà al palato ai dolci che seguiranno. Vi abbiamo servito una granita di acetoso che poggia su una mousse di erbe selvatiche con alla base asparagi e fagiolini. Completo il piatto con questa crema allo yogurt, quindi per rendere il piatto fresco, molto fresco per il palato. Bava come aperitivo, se paghi tu mezzanotte perché appunto quando si alza la sera che si ha quella fame, la cosa più facile da fare è un bello spaghetti col pomodoro e un po' di parmigiano di sopra. Ovviamente in questo caso, visto che abbiamo stravolto un po' tutto, stravolgiamo anche lo spaghetto normale, quindi in questo caso è sì lo spaghetto fatto con della pasta, però viene cotto in un'acqua ricreata con peperoni e maraschera. Ma la sono tipiche ciliegie modenesi. Sopra la polvere, quella che sembra tipo parmigiano, in realtà è una spolverata di mandorla, latte di mandorla, e al di sotto, quindi coperto dal vostro nido di spaghetti, troverete una crema ricreata con la mandorla. Quindi vi consigliamo di mischiare il tutto e mangiare come se fosse uno spaghetto. Abbiamo il macaron di fegato alla veneziana, poi avete in mezzo un boccone che dà continuità con la zuppa fredda di carbonara del menù scorso, e quindi questo cannolo è un omaggio alla carbonara. E per finire avete la primavera che va dentro camouflage, quindi avete una base di cioccolato fondente, aceto balsamico e poi polveri e creme e la parte vegetale fresca dell'orto di casa Maria Luigi. Grazie. L'ordine da seguire si arriva e dal macaron a quello che fu il camouflage, che adesso si è trasformato in un boccone completamente diverso. Ci spostiamo sul Collo di Udine di Marco Sara, che è il più interessante interprete del Picolit di ultima generazione. E questa è la nuova annata, tra l'altro, il 2020. Thank you.
formaggio. Oh. Cioè, poco fa è venuto il direttore di sala Beppe Palmieri, ha detto che forse ci fanno ops, mi è caduta la crostatina del piatto. Non so se vi ha accennato qualcosa Beppe del piccolo vino famosissimo friulano dei colli orientali, questo fa tutto, quasi tutto l'appassimento in pianta, 90% restante sui gratizi, annata 2020, produttore Marco Sara, siamo vicino a Udine, a Povoletto esattamente. Grazie. A chi è dedicato? A noi in generale, grazie. il suo limoncello, buccia di limone, alcol, zucchero, nient'altro, ok? Quindi chiudiamo con un grande classico italiano, no? Il limoncello a chiusura del menù, in questo caso abbinato sulla caprese. Grazie a voi. Ed eccoci con Ops, mi sono dimenticata la caprese. La caprese che forse è il piatto, uno dei piatti più conosciuti italiani, quello che si mangia sempre, che c'è sempre, pomodoro e mozzarella, in fin dei conti si trovano sempre. In questo caso avete un pomodoro, ma è un finto pomodoro. Viene ricoperto con un cioccolato bianco infuso con una salsa al pomodoro. Il pistillo di sopra è commestibile perché lo andiamo a candire. Lo strato successivo troverete questa mousse di pomodoro, anice stellato e vaniglia. All'interno, quindi, il cuore del vostro pomodoro sarà pomodoro e ribes. Le due salse che trovate sulla base, una viene fatta appunto con pomodoro, l'altra con mozzarella. A voi. Grazie. Stasera kebab. Sono desolato, ragazzi, del fatto che siamo già arrivati alla fine e niente. C'è un'unica cosa, c'è solo un passaggio che va evitato debitamente, cioè che io vi canti, ti canti buon compleanno. E al massimo lo chiedi a Eletta. Sarebbe bello da parte sua, con tutto il rispetto per Eletta. Grazie a voi. Buon compleanno. Grazie. In questo caso siamo scoperti di questo compleanno, che abbiamo servito Ops, mi è caduta la crostatina al limone, quindi il dolce classico dello chef Massimo. Sulla sinistra appunto questa crostatina, quindi una zabbaiana al limone, frolla sbriciolata, ricoperta, quindi sotto troverete del gelato al lemongrass. La cosa particolare di questo dolce è la parte destra, quindi dove avete tutto questo. No. anche se comunque vuol dire che ogni anno si vende più vecchi, però ogni caso. Purtroppo. Comunque appunto, partiamo dall'alto con una salsa ricreata con menta. A seguire un cappero che è dolce. L'interno del limone, l'esterno del limone, della mela, a questo giro un cappero salato, polvere di zafferano e per concludere invece una salsa piccante. Quindi vi consigliamo di appunto prendere un cucchiaio del dolce e combinarlo con uno di questi spezie. Quindi senza, cioè come preferite, non c'è per forza dall'alto verso in basso. L'unica cosa solo una alla volta. Grazie. Grazie. Tanti auguri, Robby. The end. Stiamo ritornando. The end. Io il 16 giugno. E quindi fra due mesi. Robby, chi è il miglior direttore di sala? Vorrei dire io, ma Beppe Palmieri. Pensavate fosse finita qui, vero? Ma vi ricordate cosa ho chiesto durante il pranzo a Roberto?
stasera kebab. Sensazione si prova da Via Stella a, a piazzare a Foro Boario. Ops, mi è caduto il ketchup sulla camicia. Il nuovo... Un nonno di nonna Stella è la vita.